Ciao ragazze, benvenute su Passione per il Makeup. Oggi vi parlo dei rossetti Sunproof Stilo della collezione Sun Essentials di Kiko. Sono questi sei rossetti gloss in stilo, presenti in sei bellissime tonalità, tutte all'apparenza appariscenti e vivaci, ma poi una volta applicate sulle labbra molto naturali e semitrasparenti. Allora, innanzitutto parliamo del packaging, è il classico stilo cilindrico specchiato color oro. Il tappo è a pressione. Togliamo il tappo, andiamo a ruotare la base e uscirà il nostro rossetto. I grammi di prodotto presente nella confezione sono di 1 grammo e io ho anche misurato la lunghezza del rossetto e questa lunghezza è di 2,5 cm, che in effetti non è tantissimo. Però vabbè, ce li facciamo bastare. Allora, noterete adesso dagli swatch e dalle tonalità che vi farò vedere direttamente dagli stick che appunto l'effetto è molto diverso. Innanzitutto partiamo col dire che la texture è molto cremosa, quasi burrosa, si stende facilmente sulle labbra, idratano bene le labbra, però non durano tutto il giorno, vanno applicati più volte, soprattutto se si mangia, se si beve, eccetera eccetera. Allora, vi faccio innanzitutto vedere gli swatch così capite meglio i colori. Allora, questo è lo 01 Shimmer Beige. Vediamo che, insomma, un attimo, arrivo. Ecco qua. Questo è lo 01 Shimmer Beige. Vedete che nello stick è molto appariscente, è un nudo, però è molto intenso. Invece, una volta applicato, è molto trasparente, come vedete, è molto lucido. Poi abbiamo il numero 02 Sheer Nude, anzi, che è questo. Questo qui è un nudo molto carino che vira sul rosa. Vedete com'è lucido anche questo, molto molto carino. Qui l'ho già praticamente scassato, benissimo. Poi abbiamo il numero 03 Rich Orange. Guardate questo com'è flashante. Però una volta steso, come vedete, è molto naturale, un bellissimo color corallo. Non riesco a dire color corallo. E neanche color oro. Vabbè, questo qua bellissimo, molto indicato soprattutto adesso nel periodo estivo, se arriverà mai l'estate. Non so se da voi è bello o brutto, ma qui vabbè. Il mio preferito, che è lo 04 Bright Fuchsia, che è questo bellissimo, guardate come luccica. Poi abbiamo lo 05 Soft Red, che è l'unico che contiene brillantini. Ora non so se si vedrà. Ecco, vedete? Vedete nello stilo che si vedono i brillantini, però una volta che applicate il prodotto sulle labbra non si vedono un granché, questo per fortuna, perché a me i brillantini sulla bocca non piacciono un granché. L'ultimo, che è il Glossy Berry, che è questo qui, che è molto intenso a vederlo, vedete? Non dico che è quasi nero, ma è un rosso molto scuro, però una volta steso, come vedete, non è così intenso ed è portabilissimo. Allora, vi faccio vedere la confezione. In confezione classica di Kiko in cartone, questa appunto essendo un'edizione limitata non è nera come la collezione permanente di Kiko. Il rossetto ha una protezione FPS 15, quindi
benissimo in questo periodo, e sempre proteggere le labbra. E faccio anche vedere gli ingredienti, che non so quanto riesco a zoomare perché purtroppo la scatola è lunga, quindi comunque trovate tutte le info sul mio blog. Dopo vi metto tutti i link nel box in modo tale che possiate andare a controllare sul biodizionario. I grammi ve li ho detti, penso di avervi detto tutto. Se come al solito mi sono dimenticata qualcosa, perché portate pazienza, per i primi video sarà sempre così, vi metto le note nei video. Ragazzi, vi saluto, prendo i miei 6 rossetti e alla prossima. Ciao ciao!